Buonasera a tutti. Stasera ho deciso di fare questo video qua, vi faccio vedere la mia routine serale più o meno. Ecco, oggi è una cosa diversa perché faccio partire anche la vastoviglia perché mi sono rimasti i piatti di mezzogiorno. Parlo piano perché ormai è tardi, sono già le 11:30. Per la vastoviglia ho usato il Pril e come brillantante uso acido citrico. Ho finito anche lo sgrassatore che stavo usando prima. Oggi userò un altro detersivo che mi è rimasto. E questo qua va bene per tutto praticamente, va bene anche per marmo. In effetti non posso usare tantissimi detersivi qua, tipo aceto, acido citrico, perché sul marmo, ecco, intendo, non lo posso usare perché si rovina. E niente, mi dovrò inventare dopo questo detersivo qua come pulire anche il marmo, ecco. Alcune cose lavo a mano, tipo la bicchiera, la padella che ho, ormai dovrò buttare via anche questa padella qua che avete visto, perché ormai è tutta rovinata, poverina. Pulisco per bene anche l'angolo di cottura oggi, che così domani ho meno da pulire. E domani farò un po' di pulizie generali e niente, così almeno un lavoro ne avrò già in meno. Pulisco anche la macchinetta del caffè, anche quella tutta sporca. Pulisco tutto con lo stesso detersivo.
prima che mi chiedete come si chiama detersivo, si chiama Usé Forte Inox e Marmo Bianco, che praticamente va bene per tantissime superfici. Praticamente va benissimo per acciaio, alluminio, marmo, plastica, ceramica, vetro, resina e vetro, va bene quasi per tutto. Poi ho preso un pezzettino di sapone alga e pulisco anche le piastrelle che sono lì vicino all'angolo di cottura, anche sopra pulisco tutto con il sapone alga. Tra l'altro devo dirvi la verità, mi piace moltissimo e semmai sostituisco tutte le cose con sapone alga perché pulisce bene, ecco. Per evitare di comprare i spruzzini e tutto quanto, anche sul marmo va bene praticamente su tutto, ecco, e sgrassa benissimo. Thank you.
Poi la borraccia e altre cose lavo semplicemente con acido citrico. Spero che il video vi è piaciuto, vi ho fatto un po' di compagnia. Se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi al canale. Se vi è piaciuto il video, lasciatemi un like, mi farà molto piacere. Aspetto anche i vostri messaggi e niente. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao a tutte.